Welcome to Fright Night. La mazza vampiri, Fright Night, 1985, primo film. La noiosa prima parte è una sorta di finestra sul cortile in chiave horror vampirica con il giovane Charlie, William Ragsdale, bravino ma costretto a un ruolo insulso, che crede di vedere nel vicino di casa un temibile vampiro. La seconda, che segna l'entrata in scena della mazza vampiri di professione, anche se solo per divertire il pubblico televisivo, sembrava promettere meglio, con alcune divertite notazioni semi-parodistiche e una sceneggiatura appena più brillante. Ma sono solo una ventina di minuti, perché poi Fright Night ripiomba nella mediocrità. Il regista Tom Holland, ex sceneggiatore di un certo nome, si compiace dei giochi di luce notturni e della fotografia, credendo di avere per le mani un capolavoro. Non si accorge invece che la sua sceneggiatura, lasciata in mano oltretutto a un cast anonimo, non regge assolutamente. Ripetitivo, prevedibile in ogni sua parte, con un finale irritante nel suo rifiuto di ogni logica, inutilmente giocato sugli sguardi ammalianti del cattivo e costantemente attoniti del buono, ha come unico pregio la figura dell'ammazza vampiri televisivo in declino, ben tratteggiata da un Roddy McDowell in parte. Classicamente anni 80 nella sua concezione, con qualche effetto speciale discreto al giorno d'oggi, sorpassato, Fright Night ebbe successo al punto da fruttare pure in seguito. Ma erano gli anni della serializzazione selvaggia e non veniva risparmiato nessuno. Confezione abbastanza curata per un horror piuttosto inutile e poco divertente. Ammazza Vampiri 2, Fright Night Parte 2, è un sequel direttamente collegato al primo episodio, Ammazza Vampiri, quindi non molto comprensibile senza una visione di Fright Night. A differenza della prima puntata, qui si stempera l'elemento comico, tenendo conto che Stephen Jeffries, Evil Ed, rifiutò di reinterpretare la parte, meglio così. Si abbassa un po' il livello qualitativo degli SFX, che comunque non sono malacce, soprattutto si assiste a buone trovate. Vedere il ventre squarciato da cui escono vermi e insetti, così come la testa usata come palla da bowling. Gli attori rimangono discreti nella loro performance, ma sicuramente meno incisivi. Il cambio della ragazza da parte di Charlie, che passa dalla timida Amy a questa propositiva Alex, non è qualcosa che apporta un valore aggiunto al plot. Regia senza guizzi da parte di Tommy Lee Wallace, il quale, d'altra parte, non ci ha mai abituato benissimo. Basti pensare al precedente Halloween 3, Il Signore della Notte e al successivo Hit. Nonostante la comparsa di una vampiressa molto affascinante, l'elemento erotico risultava più vivo nonché più ambiguo nel primo episodio. Ricordo il sotteso rapporto omeoerotico fra Dandridge e il suo aiutante, e forse anche rispetto ad Evil Head. Qui abbiamo un gruppo di vampiri e mostri parecchio eccentrico, il cui aspetto trasgressivo è solo di facciata, più glamour che mortifero, ma siamo ancora negli anni Ottanta e la cosa è comprensibile. Nonostante il film si regga sull'idea della vendetta che dovrebbe realizzare Regine, Ammazza Vampiri 2 non riesce a discostarsi veramente dal primo episodio. E tutto ciò a cui assistiamo sono gli sforzi di Charlie, qui un po' più maturo e meno nerd, e di Peter Vincent, sempre più agguerrito e meno codardo. Il finale del film concentra tutti gli effetti speciali, ma non riesce a spaventare.
e cosa più grave, a catturare completamente l'attenzione dello spettatore. Se comunque avete visto il primo capitolo, vi consiglio di buttarci un occhio, se non altro per dare continuità al racconto. Film assolutamente trascurabile, riesumato dalla pellicola originale dell'85, sull'onda del revival vampiresco contemporaneo, la saga di Twilight in primis. È bollato come horror thriller, ma si scade ben presto nel trash delle produzioni hollywoodiane di serie B, da luoghi comuni sui nerd, i fighetti e a battute che fanno rimanere di sasso. Niente di eccezionale nella recitazione, anche lo stimato Farrell mette ben poco oltre la faccia. Godibile il remake, che ha il merito anche di riportare il vampiro nella sua natura primigenia, feroce e subdola. Il restyling gillespiano prende il plot del cult hollandiano, ma poi cambia le carte in tavola: la casa incendiata, la fuga in auto nel deserto, la stanza segreta dietro di postiglio. Nel finale è il tempo di citare Le notti di Salem con i suoi zombie vampiri. Qualche tocco gori di Mastro Nicotero, un Peter Vincent debosciato, vigliacco e parolacciaro, e alcune battute fulminanti danno gusto. Brutti SFX in CG e ottima la fotografia di Javier Aguisarob. Dopo il pessimo remake con Colin Farrell, arriva il sequel del remake, pseudo remake di Ammazza Vampiri 2, ed è decisamente meglio, ma ci voleva pochissimo. I soldi sono pochi, si va tutti in Romania con un cast di sconosciuti, ma il risultato non è malaccio. La vampiressa Jamie Murray è bellissima e si cala perfettamente nella parte con crudeli sguardi sensuali. Lo splatter non manca, bello artigianale come una volta con pochissima CGI. E c'è pure un bel po' di pelle nuda nei bordelli rumeni. Sembra, ed è un complimento, un film degli anni Ottanta, dopo il bruttissimo Incipit con la Ford Ka. Si va di male in peggio, con le solite accozzaglie mal gestite da tipico straight to video, usa e getta. Taccio sul cast, a partire dall'inguardabile Peter Vincent. Poi, tra una splatterata e l'altra, verso il finale, il filmaccio pare ridestarsi e Rodriguez venera il culto di Alucarda tra piscine di sangue, scenografie barocche, sprazzi visionari inaspettati, c'è pure l'omaggio a Suspiria nella camera segreta e vampire Matilde di plasma. Sorta di pseudo remake di Ammazza Vampiri 2, resta su livelli mediocri, ma ha i suoi momenti. Concludiamo questa rassegna filmografica sulla serie di Ammazza Vampiri con la citazione di Buffy. L'Ammazza Vampiri, Buffy the Vampire Slayer, una serie televisiva statunitense horror action prodotta tra il 1997 e il 2003 e scritta da Joss Whedon, già autore dell'omonimo film del 1992, che costituì un insuccesso commerciale, la cui trama fu ripresa per la nuova serie televisiva, ispirata ai film dell'Ammazza Vampiri degli anni Ottanta. Grazie per l'attenzione, la condivisione, lasciate il vostro like e commentate, fate richieste a Cinemarte. Buon proseguimento e alla prossima video recensione.